Buongiorno e buona giornata a tutti, amiche e amici. Oggi mercoledì 22 luglio 2020, siamo alle ore 11:33 minuti primi. Bene, mattinata per me. Diciamo un po' di rilassatezza, tranquillità, visto un po' la fatica dopo tanti mesi di ieri, finalmente dell'allenamento del basking, ci siamo ritrovati tutti quanti nella Fortitudo House, che devo dire è davvero bella. Poi sicuramente magari in vista un po' dell'autunno, inverno, potrà essere anche arricchita con posti a sedere, spalti. Beh, sicuramente, cioè, questo non lo so in realtà, ma credo che comunque, sempre per quanto riguarda le sedi per le partite, campionati senior e giovanili, tra palazzetto e tenso statico, che sto leggendo varie notizie in queste giornate. Comunque, le strutture dovrebbero riaprire ad agosto per ovviamente l'igienizzazione, la sanificazione e quant'altro. Beh, oggi, dove in realtà proprio poco fa mi sono un po' spensierato a fare dei servizi in casa, visto che ero solo, i miei e mio fratello erano a lavoro, sono rientrati da poco, e quindi, ma non ho così tanta stanchezza, forse perché magari la mia corsetta, tra virgolette, marcetta, si è servita un po' in quel di venerdì scorso, quindi forse ho, come si dice in questi casi, ho giocato il jolly. E inoltre voglio ricordare come questa sera alle ore 20:45 si scoprirà, finalmente conosceremo l'esito se il Bari l'anno prossimo sarà in Serie B, e quindi sarà la seconda promozione di fila dopo la dalla Serie D alla Serie C. E sperando che questa sera, come ripeto, dalle ore 20:45 in diretta sulla Free TV digitale terrestre, canale 5758, Rai Sport più HD, Rai Sport, Reggiana Calcio Bari, gara secca, unica, finalissima. Chi vince si aggiunge a quelle già che hanno vinto i loro rispettivi gironi di Serie C, e quindi andranno a competere nella prossima stagione agonistica nel campionato cadetto di Serie B. Poi ovviamente lasciamo i pensieri riguardo a un possibile incrocio nuovamente di Bari e Lecce, nel caso in cui il Bari dovesse farcela questa sera, mentre il Lecce no in Serie A. Quindi insomma, comunque, ho risolto i miei soliti, purtroppo, momenti no. E ora, beh, visto che comunque siamo mercoledì, metà della settimana, si avvicina sempre di più il mio compleanno, quindi voglio prepararmi bene per domenica, che sarò con i miei amici a Toio, e permetto di fare un piccolo spot pubblicitario. Toio, ristorante cucina giapponese, ho detto anche fusion,
che è ubicata qui a Trani, in piazza Trieste, nelle vicinanze della cattedrale. Ve lo consiglio come ristorante. Se siete come di Trani, si mangia bene e, come si dice, si paga quello che si mangia. Bene, quindi io vi voglio salutare dicendovi che ovviamente per quanto riguarda il wrestling mi auguro che Rey Mysterio e la federazione dei McMahon di Stanford possano raggiungere un nuovo accordo, quindi firmare un nuovo contratto tra le due parti, quindi tra la federazione e Rey Mysterio, anche perché, se non mi sbaglio, proprio il folletto di San Diego, Mr. 619, se la memoria non mi inganna, dovrebbe aver detto che lui praticamente vuole terminare la sua carriera da lottatore attivo proprio nella WWE. Quindi dal vostro Nicola De Lucia un grande saluto. Per quanto riguarda il meteo, beh, mi sa che in questi giorni ci attendono giornate un po' calde, però si dice più o meno che nel fine settimana possa scendere la temperatura esterna di qualche grado. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione. E ricordiamoci sempre, innanzitutto viva la vita, viva lo sport, la Fortitudo, il basking, andate a visitare la Fortitudo House se non l'avete fatto. Ieri diciamo che dopo qualche dubbio così di direzione di strada, io con mio padre in macchina abbiamo raggiunto l'obiettivo, quindi per il resto ci vediamo domani con un nuovo video e voglio comunque fare un plauso alla Fortitudo Trani per questa bella struttura che quindi è di proprietà sua. Spero che questo progetto sia a medio e lungo termine. Grazie a tutti, noi ci becchiamo quando prima e alla maniera di Michele Posa, alla prossima. Ciao!